so. Qual è il soggetto? L'ho rotto. Mi si è staccato un pezzo. Bomba ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Anche oggi ho Ambra. Come ricorderete, una volta abbiamo fatto un gioco con un box dove dovevamo non solo indovinare l'oggetto che c'era dentro, ma c'erano delle regole particolari. Stavolta però le regole saranno un po' diverse, nel senso che io ho portato degli oggetti, Ambra ha portato degli oggetti, ognuno di noi cercherà di far indovinare all'altro, non sappiamo bene cosa, dell'oggetto, perché Paolo ci ha detto che c'è una regola sospesa nell'etere. La regola segreta. Esatto, quindi oltre a capire che oggetto è, dovremo anche capire come trasmettere di averlo indovinato. Ti ricordi l'altra volta bisogna fare il suono? Sì. Iniziamo bene, eh? E come dobbiamo trasmetterlo? Dovrete dare la risposta giusta. Ma non sappiamo qual è. Cos'è questa cosa, Ambra? Johnny Stecchina. Sì. Ok, ora non c'è niente dentro. Siccome chi comincia prima sarà avvantaggiato perché avrà modo di capire effettivamente le regole, come decidiamo? Carta, sasso e forbice. No, facciamo sassa, carta e forbice. Bim, boom, bam. Ho vinto. Molto bene. Prendi il primo oggetto. Posso? Ma... oddio, cos'è questa cosa? Va bene, vai. È toccabile? Con attenzione. Non hai preso Andrea, vero? No. Chi è Andrea? Scusa. È la nostra lumaca africana. Che continua a fare figli, vi prego, prendeteli. Salutiamo Andrea. Vabbè, vediamo cos'è. Allora, questo è... devi trasmettermi la risposta in qualche prima modo. Devo capire cos'è. È una statua orribile, un vasetto osceno che Ambra ha comprato non ricordo dove. L'ha guardato e ha detto, oddio che bello. Quindi la tua risposta è? La mia risposta è... La tua risposta è sbagliata. Forse era tipo vaso così. Non è quella. Basta. Ancora sbagliata. Quindi dopo che chi ha toccato l'oggetto dalla risposta può provare anche l'altro. E diciamo che avete 3 tentativi a testa. Ah, ok. Il suono del tornio. No, sbagliata. Comunque l'avevo preso a Cipro. Allora ci provi a indovinare. Oh, signore. Devi fare un suono, non è la squadra Genius. Le regole non sono quelle dell'ultima volta. Ok. Quindi se l'altra volta era un quindi suono, la tua risposta qual è? Questa. Quindi hai mimato una bestia fondamentalmente. Non era quella la risposta. Non è mimare una bestia. La risposta è questa. Che bravo, questa è l'ultima non cosa. Non risposta, cos'è? Tu stai facendo il silenzio. No, io faccio vaso. Solo il silenzio senza posa. Comunque non era la risposta giusta. Direi di passare oltre. Siete ancora 0-0. Riprenditi sto mostro. Ah, ok, questo lo riconosco. È uno yo-yo. Non è la posa, non è il suono. È lo yoi. Cos'è lo yoi? È lo yo-yo al contrario. Lo yoi? No. Non so come devo rispondere. Sai che una nave che trasportava yo-yo è affondata 52 volte? Era meglio la mia risposta comunque di questa minchiata. La mia risposta è questa. Ti sei rotto, sono rotto una caviglia. Non era un bel suono. No, non è questa. Fatto su e giù, come lo yo-yo. Legno. Te la do buona. Sì, giusta. Brava, Ambra. Vabbè, posso? Che mostro è? Come ti permetti? Quindi non lo riconosci? È un Pokémon. È Merip. Il Pokémon preferito di Ambra. Beh... cos'è la tua risposta? Merip. Merip. Si è rotto Paolo. Devi dire sì o no? Ah no, quella della risposta. No, è sbagliata. Allora ragazzi, la mia risposta è poliestere. No. Maledizione. Pokémon. No. Oddio. Ci potete arrivare, considerando sì. Quella giusta di prima. E per questo ma ho detto è... poliestere. Ma non è così scontata. La nuggine. Nylon. No. Danne 15 di risposte, dai. Sto scegliendo i materiali. Sintetico. No, tocca a Maurizio. Ikebukuro. La provenienza. Devi pensare anche a quella giusta di prima. La provenienza del coso, questo proviene da Ikebukuro. Ok, ma hai però detto legno che era il materiale. Ma era se composto. Qui avrei detto il materiale, non funziona. Non era solo il materiale, magari. E qui vi sto aiutando un po' troppo, forse. Andiamo avanti. Penso che sia qualcosa con... per appenderlo. Qualcosa per appenderlo. Non lo so. Qual è il soggetto? L'ho rotto. Cosa? Mi si è staccato un pezzo. Vabbè, prova a indovinare. Ti direi plastica. Cioè, no. Grazie al ca... Singapore. No. Materiale misto. No. Radice quadrata. No, no. È una cosa molto più semplice di quello che pensavo. Meccanismo. No. Metallo. Bravo, 1-1. 1-1. Ma che cazzo? È una calcolatrice. Schiaccia i bottoni. Ma è tutto perché una calcolatrice. Va bene, possiamo andare avanti. C'è una rimonta, siamo 1-1 ragazzi, fantastico. Ma che non ha neanche un nome questo oggetto. Allora... come si ferma? Oh no. Ma è una patata.
E quindi la tua risposta è? Patata. Sbagliata. Ma è fatta di patata. Allora io dico tubero. No. Atomi. Cosa? Perché atomi? È composta di atomi. Va bene per tutto, no? Radice. No, dovete pensare alle risposte giuste che avete dato. Se non è il materiale, quel nome può voler indicare anche un'altra cosa. Legno indica legno, metallo indica metallo. Ma non solo. Pensate all'aspetto che ha l'oggetto che state toccando. Missile. Supposta. No, l'aspetto, non la forma. Pallinoso. Pallinoso come il legno o il metallo. Purè. No. Gnocchi. Di ricette allora, random. Gatto. Va bene, passiamo al prossimo oggetto. Io, questo è stato annullato. Dammi la patata con i germogli. Vai. Lo schiaccianoci. Metallo. Non è completa. Tchaikovsky. Ma cosa c'è che tocca? Metallo e legno. Brava, abbiamo 2-1 per... Secondo me la mia risposta era molto più intelligente. Se le regole fossero state diverse, probabilmente... Vedi, mannaggia. Ah, questo è molto difficile. Alzalo tu. È Ultimate Warrior. Come hai fatto a riconoscerlo così velocemente? Chi è Ultimate Warrior? Che domanda. Ce l'ho da quando avevo 6 anni. Plastica. Plastica. Non è plastica. Petrolio. No. Dinosauri. Cosa? Perché di... Come perché, Paolo? No, ma no. Dovete vedere con le vostre mani. Sai che sport è questo? La box. Esatto. Mamma mia. Dai, provateci. Molle. Molle. Alle molle per fargli Se fare. Tu lo vedi, le molle non le vedi. Se tu lo vedi, le molle non le vedi. Vi state mettendo in difficoltà. Tu, noi a te. Quando saprete la regola, direte, ma era così semplice. Muscoloso. No. Osservatelo, tanto ormai l'avete identificato. Cioè, pacchiano. No. Fascista. Poi lo è, ma era entrambe le cose, ma non è la risposta giusta. Lucido. Ti si sta avvicinando. Unto. No. Ora no. Questo non lo rimetti nella tua scatola, questo lo fa qua. Così te lo dimentichi. No. Tanto lì rimane, forse. Tocca a te. È il mio ventaglio. Ok, quindi l'hai identificato, puoi estrarlo. E ti sto aiutando per dare la risposta. Ok, quindi apribile. La risposta è no. Guardatelo bene. Allergia. Questo è il più facile di cui dare la risposta. Piume. Vistoso. No. Colorato. Ci sei molto vicino. Arcobaleno. No. Fai zitto, che chi c'è vicino? Sei vicino con la osa, va vicino io. Peloso. No, allora, do buona quella di Maurizio. Arcobaleno. Arcobaleno. Perché indica... I colori. 7. Arcobaleno è giusta. 2-2. Mi rassegno. Tocca a te. Forse adesso avete capito la regola. No. Lei no. L'abbiamo detto. Lei no. 7. Perché ti sei messo a contarli? Ma non devi prendere i giocattoli da casa. In non primis devi... sono miei. Ah, questo è tuo? Ah, sarà una minchiata terribile. Beh, spero che bruci all'inferno. Oh God. È una coda. Vediamo se sei risponde. Bianco e viola. Bravo. La risposta è veramente un elenco di colori. Mm-hmm. Era così semplice. Goku. Beh, così anche la versione tagliato. Infatti. 3-2 per me. È stata una rimonta incredibile. Wow. Qui, Ok, è un cappello. Il punto è quale? Ma il tipo di cappello ti può aiutare sulla risposta esatta. Ma non puoi vederlo. Cangiante. Potrebbe avere qualsiasi colore. Dovresti esaminarlo. Posso? Meglio. Blu. Bravo. No, non l'avrei mai indovinato. Cioè non... Quanto siamo? 4-2. Vendetta, tremenda vendetta. Oddio mio, cos'è questa cosa? Sicuro che non è viva? Lo era, non è vero. Lo era. Rosa? È incredibile. Rosa, rosso e nero. Quindi è rosa. Maurizio. Ma non vale. Rosa, presente rosa. Sì, ma anche rosso e nero. Ma è rosa. Il mio pulcino di Eleonora. Principalmente rosa. Hai gli occhi nelle mani. Qua, chi sei tu? Hai visto? No. C'erano due possibilità, l'altro è azzurro. Scusa, ma 5-2. No, lo conosci questo oggetto. C'è metallo. Se metallo valeva con quel metallo coso di... Metallo c'è, ma non è solo. E rosso. Sì, dai, punto per Ambra. Però metallo e rosso sono la maggior parte. Ah, l'ho scambiato per un bicchiere che era un altro bicchiere. Quindi 5-3. 5-3. Facciamo così, gli ultimi due oggetti valgono doppio. Ok. È vivo? No. Per me un po' lo era, però. Giallo. Sbagliato. Porca toccante. Miseria. Verde, giallo, marrone, bianco, nero, rosa. Pensavo fosse un pollo, invece è Executor. E quindi valendo doppio siamo 5-5 e l'ultimo oggetto decreterà. Va bene, amore, girati. Vittoria. Ripristinate un attimo i tuoi poi dentro. Questo è il mio preferito. Chiuso alla fine. Che merda che sei.
E cos'è una spillatrice? Quindi la risposta è? Potrebbe essere di migliaia di colori. Metallo, grigio. Metallo c'è. Una risposta parziale. Non è che se lo continui a toccare scopri il colore. Maurizio ha percepito il rosa del peluche. Tu ci puoi arrivare. Non l'ho mai visto. Potrebbe essere di qualunque colore. È blu. Non è blu, però metallo c'è, quindi un punto l'hai preso. Vai a 6. Vai Maurizio. Metallo è nero. Metallo, per caso. L'aveva già detto, quindi prendi un punto anche te. Finisce in pareggio. Serve un oggetto per lo spareggio. Giratevi, ok, guardate il muro. Ok. Ok. Tocca a me però. Sì, tocca a te. Marrone. No, ho sbagliato. Cos'è, una cacca? È un biscotto. È un biscotto. O è un cerchio di amianto o è un biscotto. Sento dei bozzetti. Potrebbero essere praline di qualche tipo. Quindi azzardo un marrone scuro da pralina al cioccolato, no, tipo. Qualsiasi tonalità di marrone che la prendo. Non romperlo, che sbriciola. Io lo voglio mangiare. Dopo te lo faccio mangiare. Fammelo ritoccare. Grazie. Prego. Sugnalo per bene. Azzurro. Bravo! Asportare una parte dell'oggetto al di fuori della scatola. No. Non è scritto nel regolamento, quindi. Ma che è il nuovo biscotto blu di Prozis. Ma veramente? Ma è alla spirulina. Ci ho messo tutta la sugna che avevo nelle mani. Intanto me la metto sotto. Sono i blu cookie di Prozis, fantastico. Ma che cavolo? Cioccolato bianco. Buono. E in più ti ha fatto vincere il gioco, è incredibile. E mentre Ambra si ingozza così, non parla, io vi invito a riguardare tutti i vecchi video del canale perché sono molto molto divertenti, soprattutto quelli con Ambra. Purtroppo lo sono davvero. E niente, basta. Al prossimo gioco. Mi sto smollicando comunque. Ok, questo video è finito, ma non è finita tra di noi. Clicca su queste splendide immagini per guardare altri contenuti che ho impacchettato personalmente. Dai, fallo per me.